Ok guys, eccoci tornati in un nuovo episodio di Rise Son of Rome. Mi raccomando, come sempre ragazzuoli, massimo supporto e tutti i link utili li trovate sempre in description. Vi ricordo come al solito di seguirmi anche sul nuovo profilo Instagram MimmoEngine, mi raccomando, vi lascerò il nome in sovraimpressione oppure nella descrizione. No, nella descrizione già lo trovate. Però mi raccomando, massimo supporto. Perché devo buttarmi da qui? Infatti, perché prima non si buttava? Cioè, questo è un deficiente. Non si buttava. Minchia, zio, cioè... Ah, ecco, ragazzi, già il primo collezionabile trovato. Eccolo qui. Non li sto trovando tutti, Non li sto trovando tutti, Non so il perché. Perché ma non riesco a trovare. Andiamo in ricognizione, piazziamo trappole e occhi aperti. Riferiamo qualsiasi attività romana nella zona. Ok, questi qua li devo già far fuori subito. Faranno di tutto per riaverlo. Se sentite qualcosa, qualsiasi cosa, datela alla gola. Li devo far fuori subito nella maniera più brutale possibile. Ma che vuoi fare? Che vuoi fare te? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Ah, che vuoi fa? Minchia, se andiamo avanti così che mi fate fare un colpo solo, vi ucciderò domani mattina. Ecco, li mettiamo a liberarci già di un altro. Ok. Perfetto, almeno uno è già andato, dai. Liberiamoci del secondo e poi toccherà il panzone. Sì, sì, poi ti lamenterai dopo della perdita del quarto. Adesso fammi occupare del panzone. E questo qua mi sta letteralmente sulle scatoline. Giusto per. Ok, allora i primi tre ostacoli si se ne sono eseguiti. Vediamo, di qua forse dovrebbe esserci qualche tipo di... Allora, non so se è questa la strada giusta o è questa. Ecco. No, penso sia questa perché... Cioè, penso sia quella perché da là poi non potrò più salire. Quindi penso che qui ci sarà un altro collezionabile. Infatti, eccola qui, un'altra pergamena. Volevo ben dire. Infatti, mi ricordavo bene, mi ricordavo. Ok, quindi abbiamo visto un altro collectible. E ora proseguiamo. A parte che c'era anche il segnetto, ma zero proprio. Cioè, io proprio non me ne sono accorto. Non so il perché, ragazzi, veramente. È pericoloso, una vista pessima proprio. Ok. Bro, cammina. Dai che dobbiamo. Bro. Però non devi incastrarti. Non devi incastrarti. Quindi, come faccio? Mi sono incastrato. Si è incastrato da solo. Ah no, forse la strada non è quella, Mimmo. Forse devi salire da là. Cioè, madonna santa. Invece non devo salire proprio neanche da qua. Minchia raga, non mi ricordo la strada. Oh, ed è una zona chiusa. Cioè, vorrei dire, cioè, giusto per farvi capire. Una roba assurda. Non riuscivo a vedere la zona. No. Mamma mia. Che cosa. No. Poveri cadaveri trucidati. Quanti copyright mi daranno qui? Cioè, per questa parte secondo me un casino di copyright mi daranno. Po' più che puzza. Sì, abbiamo visto che ci sono i cadaveri. Non me li devi zoomare, che sennò i copyright me li dà a go-go qua. Ok. Ehi là. Volevi, eh? Allora, abbiamo trovato delle trappole nuove. Cosa abbastanza preoccupante, raga. Cosa abbastanza preoccupante. Speriamo bene, speriamo che non ci siano altre difficulties. Mamma mia, raga. Ok, è arrivato... Come si chiama quello di Mortal Kombat che c'ha le due lame? Non mi ricordo, però... Penso che avete capito, raga. Questo qua praticamente penso che mi debba colpire. Ecco, infatti, devo farmi colpire da lui. Ecco. Allora. Ok, allora... Oh, vabbè, è arrivato l'alleato, giustamente. È arrivato anche il supporto. Che da solo non ce la faceva. Sapeva che era contro di noi, non ce la poteva fare da solo. Via qua. Oh, questa secondo me sarà una bella kill. Cioè, molto semplice, mi aspettavo meglio. Invece no. Invece no. Zero. Ok, ammazzato. Proseguiamo il nostro cammino.
No, non è vero, non si va di qua. Forse sì. No, 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 di qua, di qua. Minchia, volevo ben dire. Allora, controlliamo un po' la zona, vediamo se c'è qualche collectible. No, da qui si ammazzano gli nemici. E fino a qua ci siamo. E di qua si ammazzano ulteriormente altri nemici e ci siamo pure. Praticamente tutte le strade portano a Roma, come si può dire. Tutte le strade portano a quell'uccisione lì. Le trappole è molto difficile da schivare. E questo chi è? Vabbè, dove state? Forse da lì facevo l'attacco a sorpresa. Raga, importante averli ammazziamo subito. Quello, dai. Che qua. Comunque ragazzi, sapete che è un gioco che vorrei prendere che mi sta intrigando un po'. Magari sarà ripetitivo, tipo, non lo so, però mi sta intrigando. Dai, vorrei acquistarlo. Venite. Cosa l'avete visto, raga? Ecco, dovevo fare la schiata che ha fatto adesso. Bene. Dicevo, Menita, ragazzi, perché sembra un bel gioco. Sarà magari un po' ripetitivo, non lo so, però mi intriga tanto. Quindi, non lo so, vorrei proprio acquistarlo. Ditemi voi poi che ne pensate, giù nei sotto nei commenti, eh. Ecco, ce n'è altri tre. Ecco, c'è questo che ha fatto ad accorgersi che era là. Praticamente c'è il sensi di ragno questo. Stupido panzone, non siamo neanche cagati. Carichiamocela pure, raga, perché sennò non possiamo fare gli attacchi super potenziati. Proprio. Ezio Auditorio, elevate. No, ma ragazzi, c'è il ritardo nei commenti. Però. Però. Via qua, la panzò. Comincio ad affrontare più disegni di stanchezza. Ok, ricarichiamoci un po' la barra, raga. E vediamo di far così. Pochissima barra. Mi ricarico la vita, va, per il momento, che è quella che mi serve di più, raga. Non me ne vogliate, ma dovevo... ce ne sono altri. Ok, perfetto, ci ricarichiamo la pure adesso. Che quello potente, no, a posto. Se viene alle spalle non te vedo. No, devo finire quello là. Poi ti colpisco te. Fammi finire questo e poi finisco te. Non ti preoccupare tanto, non te lascio so. Ecco qua. E via qua te. Ah, via qua. Anche voi qua. Carichiamoci la vita. Ho sbagliato tasto, perfetto. Un po' di saluto almeno recuperato. Dai, dai, fazzotto, colpisci. Dai. Uno, due e tre. E ora tocca a me. Contento? Contento? Ok. Oh, sei contento. Scusate, raga, per l'interruzione. Abbiamo una chiamata un attimino con il Gabriel Chaser. Ci sta sempre, raga. Vi saluto a tutti quanti. E nulla. Adesso cerchiamo di riprenderci, perché mi è venuto un dubbio. Tocchiamo il Ceserone, così mi può aiutare lui a risolvere questo dilemma. Ecco, però fortunatamente il dilemma è stato risolto. Ecco, qual è l'attacco pesante. Vedete, adesso sono deconcentrato. Sono deconcentrato e sono diventato mezzo rincoglionito. Ah, senti, a te. Ah, lesbico. Che vuoi fare? Senti, te con questi tatuaggi proprio non mi piaci. Proprio me stai antipatico. Guarda la truccazione. Ecco, perfetto, grazie. Siete stati troppo. Tu sei veramente la più grande rottura di schiaffo del mondo. Ecco. E becca questo un po', va. Supplica, supplica. Non devo dire altra cosa di supplicare il mio perdono. Il perdono di... come un animale. Anzi, di Marius. Adesso recuperiamoci un po' la barra della furia, raga. Se no, qua, poi, non ne abbiamo più. Cercherò di parlare il meno possibile, per far giustare le scene di intermezzo e anche di fare meno tagli possibile. Vede, sì. Fanno 3.000 battaglie, 3.000 persone, la ve le taglio, lasciamo stare questa. Però, meno male, il resto ve lo taglio, vabbè, il fail è inutile dirvelo, quelli ve li taglio. Lei. Ecco, vabbè, mi ero fatto incazzare, e ora avevo usato la furia.
Te sei il primo a morire per la furia. E muori male. Olè. Il primo panzone che se ne va. Ok. Minchia zio, proprio. Oh, mi hai ammazzato. Ah bello, via qua che sistemiamo noi. Ale, ale. E ale. Adesso vorrei vedere un attimo una cosa, perché secondo me è il microfono basso. Vorrei vedere un attimo, scusatemi di nuovo. Aspettiamo, aspettiamo un attimo. Vediamo se riusciamo ad alzare. Allora dovrebbe sentirsi meglio, teoricamente dovrebbe essere più alta la voce adesso. Quindi spero ovviamente, perché ragazzi queste impostazioni, cioè quando registro dovrebbe essere già settate, però non lo so, fatemelo sapere poi voi se va bene la voce o meno, ecco. Così mi regolo se abbassare o aumentare ancora. Che io di mio sto gridando teoricamente. Ah, che bella visual. Devo attraversare sul tronco. Guardate le ambientazioni, cioè guardate. Guardate, popo fiero. Marius col suo elmo, col suo nuovo elmo. Popo fiero. Andiamo Marius, non perdiamo tempo, che ho perso anche troppo tempo con quei tagli. Let's go. Le legioni si avvicinano, disponi i tuoi arcieri ai lati della strada e scoccate al mio segnale. Gli ordini. Forse di qui si sale. Beh, è ovvio che se sale Marius, eh. Se sale sì, anche se c'è una puzza che se muore. Però vabbè, dettagli, Tagli. Tagli, vai, sali, bravo Marius, bravo. Sei bello agile adesso. Allora, là devo spostare quella cassa, ovvio. Voglio vedere prima se trovo qualche collectible nella zona. Allora, mi sembra di no, quindi... No, non c'è nulla, quindi possiamo proseguire. No, dove lo devo spostare? Qui. La miseria, Marius. Ah, sì, perché... Ah, l'ascensore. Scusatemi. Prendiamoci la lancia, una sola, cioè tu hai una lancia sola. Ma te rendi conto che devo fare con... Aia, ah vabbè, ce n'è una sola. Vabbè, io non... Forse devo ammazzare, non posso scendere tipo. No, devo ammazzare per forza quello con la lancia. Che il senso non si sa. Perché devo ammazzare quello con la lancia, scusatemi. Cioè, mi hai fatto ammazzare una uno con la lancia e poi non ne ho più. Che qua, te. Prendiamo quello. È l'ultimo che penso qui. Ah, riesce. Ha colpito pure lui. Come cazzo ha fatto a lanciare quella freccia così velocemente? Sali, Marius, bravissimo. Equilibri ci vuole, Marius. Ok. Non dovrebbe esserci nulla qui. Forse questo era un altro... Non credo. Forse sì, forse un altro collezionabile lì. No. Ok, no. Ragazzi, ho sfortuna con i collezionabili, oh. Ho visto comunque, ragazzi, dicevo, Man Eater, a livello di collezionabili sembra abbastanza easy, perché te li segna sulla minimappa, sulla mappa. Ok, devo distruggere quelle cose. Bene, signor Marius, prenda le lance e si prepari a fare fuoco. Signor Marius, lei è una persona molto cattiva. Che cavolo? Ah, wow. No, 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 no. Signor Marius, stia fermo. Cioè, è quella là. Non serve a nulla. Non è servita a nulla, in sintesi. Teniamoci ste lance che potrebbero tornarci utili. E andiamo avanti. Vogli la morte. No, raga, no, io mi uccido così. Non mi uccido in quel modo. In quel modo in cui sono una persona civile. E poi uccido tutti. Apriamo saluto adesso. Ah, ci sei te. Ah, tutti e due, non l'avevo visto, scusatemi. Errore mio. Non avevo visto. Vai giù. Olè, che figo. Aspetta che me ne vado giù da qua. Voglio ammazzare male. Sempre quelli in questo modo, dai. Niente, non mi ha fatto ammazzare perché era girato dall'altro lato. Maledetto. Che qua. Vai, contro il muro me la fai fare l'attrazione. Eh sì, zio, ho capito che devo fermare il balista, però, cioè, se non... Se devo ammazzare questi da ammazzare, che famo? Che famo? Scusa. Ok,
fermiamo il balista. Devo salire? Ma non penso di qua al balista da fermare. No, aspetta, fermi. È di là che devo andare. Quindi Mimmo, devi salire di là, dove vai? Ok. Vai Mimmo. Fermiamo il balista, che la salute dei romani sta calando. Poi i romani mi odieranno tutti. Vediamo se c'è un collectible qua nella zona subito. Questo, non sbaglio, dovrebbe essere un collectible anche. Raga, io cerco di segnarveli, mi raccomando, seguiteli. È la madosca. Scusate, fermi ragazzi, perché mi devo ammazzare? Questo da distruggere. Ok, aspetta. Prendiamo lo strombo. Tu non puoi colpire i miei fratelli romani. Perché non va all'attacco? Raga, non andava all'attacco. No, non va. Che cavolo è successo? Ok. Sì, zio, però. Perché prima non andava? Cioè, veramente, lol. Assurda. Via libera! Avanzare! Oh yeah! Andiamo ragazzi, all'attacco! Vabbè, andiamo di furia, belli aggressivi. Così li finiamo subito per recuperare un po' il tempo perso prima. Un po' il tempo perso prima perché veramente la... sono stato lentino, nemmeno la furia. Perché mi giri la telecamera in questo modo? Mi complichi la vita così, gioco. Guarda, insiste. Come mi ricordava qua Oliver Queen in quell'inquadratura, quello là, il barbaro. Cioè ragazzi, veramente, mi dava quell'impressione lì. Oh yeah. Oh, colpo del centurione. Sono morti. Perché è sceso? Ah, ecco perché era sceso. Sembrava strano che muovesse da solo. L'aggressore. Almeno quella prima prima di aggressore. Qua. Qua. Oh yeah! Comunque raga, stavo pensando magari di portare qui e là magari anche qualche video su Storm 4 del multiplayer online. Voi cosa ne dite? Magari potrebbe essere un'idea carina, qualche battaglia online, qualche torneuzzo, anche se so che è un gioco che è abbastanza dato, però vedete, è una vita che non ci gioca a Naruto e ho sta voglia, sta fissazione di mettermi a Naruto. Vi dico solo che su Storm 2, che è stato il primo Naruto, il primo Storm a cui ho giocato, perché io, avendo acquistato Xbox 360, non ho avuto la possibilità di prendere, ecco, questo è un altro collezionabile, ragazzi, di giocare Storm 1. Quindi quando uscì la demo all'epoca del Storm 2, ragazzi, mi sono flashato 30.000 ore. Tanto da imparare la memoria. Vabbè che non ci voleva tantissimo imparare la memoria, ecco. Però credetemi, questo è mio. Credetemi raga, è stato veramente epico come gioco. Vi dicevo, mai dovuto venire qui. Poi cosa ti volevo dire più? Budicca, vai, Budicca, vai, fate sotto. Ci ho giocato, raga. E sono arrivato online al grado massimo, ovviamente. E... 9 milioni di punti. Il massimo era 9.999. Però, ragazzi, io è arrivato a 9 milioni e rotto. 9 milioni e 5. Nulla smetterà di proteggere la mia gente. Chi è qua? Budicca. So che questa la devo schivare, Budicca. Ah no, questa la devo schivare pure. Budicca, però non mi fa scherzo. Budicca, se andiamo avanti di sto pazzo. Olè. Olè, raga. Abbiamo ripreso il... Chi è qui? Via qua Budicca, ma che vuoi fa? 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 Scusate ragazzi, come lo sapete, le solite interruzioni pubblicitarie. Ma via qua Budicca, guarda che ti spaccio già così, cioè basta poco, ti spaccio. Cioè come vedere, basta poco, via qua, dai Dai, guarda, guardo anche le spalle. Aia, ho sbagliato io, ok, ho sbagliato Budicca. Aia. Questa è incazzata adesso. Che qua?
minchia. Minchia, oh, questa qui è incazzata, oh, basta. M'hai rotto. Ah, non funziona. LOL. Non funziona la furia qui. Siamo a posto adesso. Dai, Budinka. No, no, oh raga, oh. Dai, Budinka. Muori male, dai. Ok, ho sbagliato io, raga, eh. Guardie! Sozzatelo. Ecco, sì, pure guardia, andiamo bene. Almeno ragazzi, fatemi recuperare un po' di salute voi, eh. Ricordo che ragazzi che lo sto giocando quasi a difficoltà massima, eh. E rompigli la testa, quindi devo recuperare salute, ragazzi. Assolutamente, perché sono a secco. Tanto Budinka non mi farà usare la furia, quindi tanto vale recuperare salute al massimo. Beh, la furia non come neanche ricaricata. Dai, questo lo buttiamo giù. Questa è Sparta! Stava bene, però, queste cose di bello. Vieni qua, viesce. Che cavolo sta volando? Oh, senti, bro. Senti, bro. Visto che puoi morire, vai giù, vai giù, vai giù e vedi com'è l'acqua. Se è fredda, calda, fammi sapere te. Raga, anche se manca una goccia. Ok, non manca più una goccia grazie a sto panzone de merda. Quindi adesso te vai giù. Questa è Sparta! Non è più Sparta. No, ma io volevo far cadere giù. Oh, devo andare su? Raduno i tuoi uomini, conduci la formazione nella collina. Anche se, raga, mi dovete scusare un attimo perché le batterie del controller, come al solito, sono scariche, quindi dovrò sostituirlo un attimo. Legionari, fate strada. Schierarsi, con me. Soldati, fermi!
Teneteli impegnati! Attaccate al mio comando! Devo fare in fretta. La linea non terrà.
Siamo per la gloria di Roma. Che gloria è questa? I britanni non accetteranno la pace se li trattiamo così. Questa è opera dei pretoriani. Amici di Roma, vi presento Basilius, figlio dell'imperatore. Comandante Vitellio, mi rallegro per la vostra venuta. Per poco non vi siete perso tutto il gaudio di questa festa. Confido che il vostro viaggio sia stato piacevole. Signore, vorrei... La guardia prenderà il comando. Guardie! Occupatevi dei britanni. Vostra Altezza, devo... Forse non lo sapete. Il fratello Commodo è ancora disperso. E io intendo scoprire che cosa ne hanno fatto questi selvaggi. Noi britanni vivevamo in pace governati dal vecchio capitano romano. Ma il nuovo condottiero Commodo, figlio del vostro re, è malvagio e merita il suo destino. Non ho altro da dire. Mi è chiaro ora che voi, britanni, non amate come noi romani. Tua figlia? È davvero incantevole. Picchiala finché non parla o la faccio l'amore. Non importa. No! Come? Mi permetti? Come ti permetti? Io sono il figlio dell'imperatore. E io posso tutto ciò che voglio. Mi prego! No! Non...
Uccidetela! Vi dirò ogni cosa! Commodo è stato ceduto al re Bicorn nelle lande settentrionali. Al di là del vallo. Vi prego. Lasciate mia figlia. Vi prego. Vedete? C'è un solo linguaggio che questa gente comprende. Il linguaggio della violenza. Troverete il condottiero nelle tenebre oltre il vallo. Dove cupe e brulle scarpate sovrastano laghi oscuri e senza fondo. Dove uomini dalle lunghe corna errano da tempi remoti. E dove coloro che si avventurano non fanno ritorno. Comandante, condurrete i vostri uomini a nord, alle brulle scarpate, e troverete mio fratello. Guardie, rinchiudete i prigionieri. Preparatevi! Capito, comandante! Pronti a marciare! Centurione! Non perdete tempo. Andiamo a nord! D'accordo! Vitellio ci ha condotti a settentrione, oltre i limiti dell'impero e i confini del mondo. Abbiamo affrontato guerrieri più simili a bestie che a uomini, così terribili da piegare persino le legioni scelte di Roma. Le parole di Oswald ci tormentavano mentre proseguivamo nell'implacabile oscurità, nelle lande battute dagli uomini dalle lunghe corna, da dove solo pochi fanno ritorno. Questo forte, il Fosso di Glott, si dice sia niente meno che il barco per l'Ade, luogo di fiamme e morte. Temo che ciò che accade qui ai confini del mondo presto lambirà l'impero stesso. Ingegneri, lavate il pellame. Antonio, controlla i cavi. Otto, assicura...